Chiara Nastia Verissimo, Eva Anger non è una bugiarda. Chiara Nasti parla a Verissimo di Francesco Monti e Eva Anger. Chiara Nasti è tornata a parlare di Francesco Monti, Eva Anger e dello scandalo scoppiato all'Isola dei Famosi. Ospite di Verissimo, la fashion blogger ci ha tenuto a ribadire la sua posizione, non vuole mischiarsi in questa faccenda. Ma la napoletana che con la madre di Mercedes Anger ha stretto un ottimo rapporto in Honduras ci ha tenuto a sottolineare a Silvia Toffanin che Eva non è di certo una bugiarda. Ho grande rispetto di Eva Anger. Ma rispetto anche Francesco Monti. Non voglio schierarmi da nessuna parte ma Eva non è una bugiarda ha spiegato Chiara. La Nasti preferisce godersi il fidanzato ritrovato e la sua famiglia. Ha lasciato il reality show dopo soli 6 giorni proprio a causa della lontananza dagli affetti più cari. Una scelta fatta per amore che Chiara rifarebbe ad occhi chiusi. Eva Anger ha ringraziato Chiara Nasti. Su Instagram Eva Anger ha pubblicamente ringraziato Chiara Nasti per le parole dette a Verissimo. Voglio ringraziare pubblicamente la mia cara amica Chiara Nasti che, durante Verissimo, ha pubblicamente detto io non voglio mettermi in mezzo ma voglio precisare che Eva non è una bugiarda e non lo è mai stata. Voglio anche ringraziare Silvia Toffanin per la splendida accoglienza e per l'umanità dimostrata nella mia intervista ha scritto l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Continua lo scontro tra Eva Anger e Francesco Monti. E mentre Chiara Nasti si è tenuta fuori dallo scandalo, Eva Anger e Francesco Monti continuano la loro guerra a colpi di programmi TV e post sui social network. L'ex moglie di Riccardo Schicchi ha trovato la solidarietà di Striscia la Notizia, che sta indagando sulla vicenda, l'ex tronista di Uomini e Donne ha invece scelto di stare lontano dagli scontri TV e portare Eva in tribunale. Chi la spunterà? Non ho fatto niente ha sentenziato Francesca Verissimo. Non ha infangato solo me ma la produzione e un intero programma ha aggiunto Monti. Quest'ultimo ha ricevuto negli ultimi giorni la solidarietà dell'ex fidanzata Cecilia Rodriguez, ma pure quella degli ex cognati Belen e Jeremias. Le parole di Eva Anger sul caso Francesco Monti. Dire la verità può essere con una tempistica sbagliata, non è un reato. Fumare canne e mettere in pericolo le altre persone lo è ha ribadito Eva Anger a Verissimo.